Antonella Cossu, che fa parte con me dell'equipe di progetto, cioè l'equipe centrale che segue il progetto di officina, che ci racconta un po' come è maturata l'esperienza. A seguire, dopo l'intervento di Antonella, daremo la parola alle colleghe del call, quindi a Eugenia Genevois, giusto Genevois? Sì. Che è della rete Call, a Maria Teresa Salvi, stavolta lo dico bene, che insieme a Sara Caporilli Razza fa parte di Inclusione Sociolavorativa, e immagino a Caterina Vanni, che vedo presente anche oggi, che ci racconteranno un po' come è strutturato il progetto. Allora lascio la parola a Antonella e buon lavoro a tutti. Grazie, buonasera. Allora, per quel che riguarda la mia esperienza con il CUL, nasce dal Fondo Gesù Divino Lavoratore. Voi sapete che il Fondo Gesù Divino Lavoratore si basava fondamentalmente su due misure. La misura 1, che era il sostegno economico alle persone che si erano trovate in difficoltà a seguito della pandemia. La misura 2 verteva invece su corsi professionali, corsi di formazione o tirocini che miravano al reinserimento nel mondo del lavoro. La mia esperienza è stata assolutamente positiva. Confesso che non avevo alcuna esperienza e né conoscenza dei pool. Ho trovato persone professionali disponibili, con le quali abbiamo sempre collaborato mettendo a fattor comune la conoscenza del, lo chiamo assistito, ok? Quindi l'obiettivo fondamentale era quello di operare al meglio, avendo chiaramente conoscenza della persona che avevamo davanti. L'esperienza, la professionalità, il mestiere, lo dico in senso nobile, di chi si occupa di orientamento al lavoro, sicuramente è un supporto fondamentale. Noi come Caritas facciamo assistenza, no, perdono, accoglienza e accompagnamento. Quando però si è trattato di affrontare il discorso del mondo del lavoro e dell'inserimento dei nostri, che sono innegabilmente fragili, altrimenti non sarebbero nostri, è stato fondamentale l'esperienza del pool in una valutazione obiettiva dei punti di forza, spiace usare la parola, dei punti di debolezza delle persone che avevano davanti. Altro elemento fondamentale è la conoscenza del territorio. Mai, come in questa occasione, cito sempre grazie a Serio, l'unico aspetto positivo della pandemia è stato proprio la capacità di fare rete. La conoscenza dei pool sul territorio, per conoscenza intendo aziende, negozi, piccole imprese che avevano e hanno una particolare sensibilità sociale, per cui sono capaci di accogliere e includere i nostri, è stata sicuramente la chiave di volta per poter iniziare tirocini. E non sempre, voglio dire, secondo me, una mia opinione personale, l'obiettivo di un tirocinio non è sempre, non deve, non può e non è vincolante la finalizzazione all'assunzione. L'inserimento di tirocinio in un ambiente protetto dà ai nostri la possibilità di capire che cos'è un rapporto di lavoro, come si devono comportare, quali sono le regole, quali sono le aspettative. Quindi avere delle realtà produttive che siano disponibili ad accogliere i nostri è un punto di forza. E abbiamo avuto esperienze molto positive, qualcuna negativa, non voglio ricordare a Caterina, ma fa parte del gioco. Dobbiamo sempre mettere in conto che noi abbiamo delle persone davanti e per quanto possiamo mettere il massimo impegno, la massima lucidità di giudizio, c'è sempre il fattore umano che sfugge alla nostra capacità di valutazione. Tutto questo per dire che è stato veramente importante iniziare la collaborazione, cioè formalizzare una collaborazione con i pool, ripeto, per tutte le motivazioni che ho detto, ma anche perché io trovo fondamentale la collaborazione con le istituzioni sul territorio. E la mia esperienza per quello che riguarda i pool è stata sicuramente un'esperienza molto molto positiva. Era impensabile in un discorso, in una struttura come l'officina che focalizza la propria attenzione sull'inserimento socio-lavorativo, non contare e non includere nel nostro percorso la collaborazione con i pool. Grazie.
Bene, allora io lascerei la parola, penso, a Eugenia all'inizio, non so, sì, così ci racconta un po' del progetto, del call e così via. A te, Eugenia. Sì, buonasera a tutti. Io sono Eugenia Genova e sono un'orientatrice del Col Tirocini. Parto, cerco di condividere con voi delle piccole slide perché l'intento della giornata è proprio quella di condividere con voi quello che è il nostro servizio. Qualcuno di voi magari ha già collaborato con noi la scorsa edizione, però riteniamo importante far capire bene quello che facciamo e chi siamo. Un attimo che, ok. Ditemi se vedete perché quando condivido poi non vedo più voi. Ok, vediamo se riesco a fare così. Ci siete? Vedete? Vediamoci, Sì, vedi, si sì. vede bene. Ok, allora intanto io inizio a parlare, poi dopo abbiamo previsto uno spazio finale per le domande, quindi se avete delle idee, degli appunti, segnateveli che ne parliamo poi alla fine delle presentazioni, va bene? Allora, quindi l'accordo operativo vede coinvolge il Dipartimento di Roma Capitale, Scuola, Lavoro e Formazione Professionale, che è il nostro dipartimento che gestisce la rete dei centri di orientamento al lavoro e il servizio di inclusione sociolavorativa, in breve, di cui vi parleremo a breve, e voi come Caritas Diocesana e Progetto Officina delle Opportunità. Quindi i soggetti coinvolti sono i centri di orientamento al lavoro, il servizio programmazione e sviluppo del sistema di inclusione sociolavorativa, officina delle opportunità attraverso il... Scusa, cambia slide, Sì, scusami. non è andata diversa? No. Adesso? No, infatti c'è un pallino fisso lì, non fa scorrere le slide. Aspetta, scusate. Com'è possibile che io le vedo scorrere? Nessuno ha visto, vedevate solo la prima slide? Bene, benissimo. Adesso che vedete? Vediamo soggetti coinvolti. Ok, se vado avanti vedete andare Sì, si avanti? vede adesso, si vede. Ok, bello della diretta. Ok, quindi ci soffermiamo un attimo su chi siamo noi come rete di centri di orientamento al lavoro. I call sono degli sportelli di Roma Capitale aperti al pubblico che erogano un servizio gratuito di consulenza e orientamento, sia individuale che di gruppo, rispetto a quello che è il mondo del lavoro e della formazione. Perché ci chiamiamo rete? Perché per aiutare le persone che si trovano nella fase di ricerca del lavoro, i call attivano una serie di collaborazioni con tutte le realtà istituzionali, sociali, economiche nel territorio in cui sono inseriti. I call sono 13 e di questi 13, due call sono call tematici, il call Tirocini dove lavoro io e il call Gramsci che si occupa di utenza che ha avuto problemi di ordine penale, quindi lavora sia all'interno delle carceri che con persone che hanno avuto appunto problemi penali. Avanti. Quindi, quando parliamo di orientamento, l'orientamento che cos'è? Un po' come io faccio sempre l'esempio di quando noi dobbiamo andare da una parte e mettiamo su Google Maps l'indirizzo dove dobbiamo andare, ma anche l'indirizzo da dove veniamo, no? Quindi l'orientamento è questo, ci aiuta a capire dove siamo posizionati, qual è il nostro obiettivo professionale, quindi dove vogliamo arrivare, quali sono tutte le tappe che io devo percorrere per raggiungere quell'obiettivo e quali sono i soggetti che io devo coinvolgere per raggiungere questo obiettivo. Quindi, semplicemente una persona che viene da noi molto spesso può venire e dire ho bisogno di lavorare, ok? È molto generico, cerchiamo di capire quali sono le cose che hai fatto, le tue capacità, le esperienze che hai avuto, indirizziamo l'obiettivo in base a quelle che sono le tue caratteristiche e cerchiamo di capire che passi devi fare per raggiungere quell'obiettivo, che può essere semplicemente strutturare un curriculum o prepararti a un colloquio o avere una lettera di presentazione adeguata, oppure aiutarti a decidere quale percorso professionale può essere più adatto per migliorare le tue capacità per raggiungere quell'obiettivo, oppure pensare a un tirocinio, io sono molto insomma, d'accordo con Antonella, un tirocinio che ha come obiettivo l'obiettivo di aiutarti a migliorare a livello professionale, quindi a renderti più, diciamo, appetibile al mercato del lavoro, a migliorare le tue capacità, le tue competenze affinché la tua ricerca sia poi più funzionale. Ok, quindi i call erogano orientamento di base e specialistico, come vi dicevo prima, aiutare a definire il progetto,
informazioni sul mercato e sul mondo del lavoro, informazioni sui corsi di base, sui corsi di formazione autorizzati o territoriali, sulle iniziative e opportunità per l'occupazione, che può essere garanzia giovani per i giovanissimi, contratti di ricollocazione, cioè tutte quelle misure che vengono fatte anche a livello regionale a favore dell'occupazione delle persone. E aiutarci, aiuta anche le persone a costruire il curriculum, lettera di presentazione, a fare preparazione o stimolazione dei colloqui, perché l'obiettivo è migliorare l'occupabilità delle persone. Noi non siamo, non abbiamo lavoro, non offriamo lavoro, ma aiutiamo le persone a rendersi più autonome e più a far sì che il loro percorso di ricerca sia più efficace, che ovviamente noi ci auguriamo e ci auspichiamo che si concluda con un contratto di lavoro, ma in realtà è rendere la persona autonoma in questa ricerca. Quindi noi possiamo fare dei laboratori tematici o promuovere questi tirocini, che sono tirocini extracurriculari. È importante capire la differenza tra curriculare ed extracurriculari, perché quelli curriculari sono quelli che si fanno all'interno di un percorso di formazione, obbligatori per avere una qualifica professionale, e non vengono retribuiti. I tirocini extracurriculari sono tirocini che si fanno al di là di un percorso di formazione, quindi quando le persone sono uscite dai percorsi di formazione, sono tirocini che richiedono una serie di attori coinvolti, ma li vedremo dopo, e che implicano l'erogazione di un'indennità alla persona che svolge il tirocinio. Ci occupiamo di orientamento scolastico professionale, ovviamente orientamento alla scelta, che viene fatta nelle scuole principalmente di secondarie, di secondo grado, e abbiamo degli orientatori che si occupano, principalmente uno che è qui presente, di orientamento alla creazione di impresa, e abbiamo la funzione dell'animazione territoriale, sempre come dicevo prima, noi siamo una rete, quindi per sostenere una persona ed aiutarla in questo percorso di diciamo emancipazione, di maturità per la ricerca del lavoro, abbiamo bisogno di una serie di contatti col territorio, che siano con i servizi sociali, ma con il privato sociale, con gli enti di formazione e via discorrendo. Lascio la parola a Teresa, Maria Teresa, perché al fine di su alcune tipologie di persone il CoL lavora in stretto contatto col servizio programmazione e sviluppo del sistema inclusione sociolavorativa. E lascio la parola a Maria Teresa, che vi spiegherà meglio che cos'è questo servizio. Allora, buonasera a tutti. Vabbè, oramai lo sapete, sono Maria Teresa Salvi, lavoro nel Servizio Programmazione e Sviluppo del Sistema Inclusione Sociolavorativa, che collabora strettamente con la rete CoL. Facciamo parte dello stesso dipartimento, siamo due servizi interconnessi tra di loro, e lo spirito e la filosofia portante con cui noi siamo nati come servizio è proprio quello di fare un ponte intermediario tra l'area sociale della città di Roma e l'area lavoro, che è il nostro specifico, lo specifico del nostro dipartimento. Perché? Perché in anni di esperienza abbiamo potuto capire con molta chiarezza che solo con una presa in carico integrata tra i vari attori che intervengono con e per quella persona c'è la possibilità di ottenere il risultato che vorremmo: una sua autonomia, una sua emancipazione, ma soprattutto nel nostro caso e nel nostro specifico la possibilità di aumentare le capacità di occupazione della persona. Non so se Sara, la mia collega, vuole aggiungere qualcosa, ma vabbè. Sarà molto lontano.
Casomai dopo, scusate, problemi tecnici, dopo quando tutta quella la parte, vieni qua, no. E dopo quando finisco di parlare provo ad aiutarla a sistemare un po' l'audio. E come vi ha detto Antonella, la nostra collaborazione per quanto riguarda il vostro progetto Officina delle Opportunità è scaturita dal lavoro che abbiamo fatto insieme nell'ambito del progetto istituzionale Alleanza per Roma, un progetto molto complesso, molto impegnativo, ma che ci ha permesso di conoscerci al meglio, anche se sono anni che in realtà più o meno informalmente Rete Call e i vari servizi della Caritas collaborano, però ci ha dato la possibilità di strutturarci. E quindi grazie a il frutto di questa collaborazione abbiamo concordato tramite degli atti anche proprio formali una collaborazione che prevede l'attivazione di tirocini extracurricolari o corsi di formazione professionalizzanti per le persone che voi seguite. Ed è previsto un numero di invii complessivo nel mese di 6 persone, di cui il 50% possono anche essere inviate dal call che già conosce la persona, già ha fatto un percorso di orientamento e riterrebbe proficuo inserirlo nel vostro progetto. Questo è a grandi linee lo schema. Poi man mano nel nostro incontro approfondiremo i vari punti. E, scusate un secondo. Come dicevo prima, è il bello della diretta. Siamo tutte in ufficio e dobbiamo sincronizzarci con la presenza. Lo strumento è questo, purtroppo. Ma va bene. Va bene, cerchiamo certo. Di organizzarci, insomma. Ci mancherebbe. Vogliamo... È che stanno anche in un'altra stanza, non posso andare a vedere che succede. Insegniamo. Qualcuno ha alzato la mano nel frattempo, Marina? Non ti sentiamo, Marina? Attiva il microfono intanto che risolviamo il problema tecnico. Sì, ho attivato il microfono, metto anche il video, anche se sono bruttarella, perché sei bellissima. In questo momento sono anche in carcere praticamente, perché ho il Covid. Ecco, poveretta. Non mi faccio mancare nulla quest'anno, dai, il ginocchio fratturato, il Covid, tutto. Allora, volevo fare una domanda. Sì. Facendo io parte del PTA del San Filippo Neri, dove c'è un pool di utenza che ovviamente è di età superiore ai 50 anni, noi l'anno scorso con la misura 2 di Gesù Divin Lavoratore abbiamo attivato delle progettualità su alcune persone che si sono rivolte alla nostra porticina. Sì. Che ovviamente abbiamo aperto. Questa progettualità è stata accolta per un certo numero di persone, credo che siano sicuramente sono 4 persone che stanno seguendo dei corsi di formazione,
mi chiedevo, a risoluzione dei corsi di formazione, quindi dopo aver ottenuto i loro bravi diplomi, potremmo attivare attraverso CALL una procedura per la quale inviare questi ragazzi che hanno anche delle progettualità importanti? Faccio un esempio, abbiamo un ragazzo di intorno ai 42 anni che sta seguendo un corso di tatuaggio che è sovvenzionato dalla Caritas, è stato sovvenzionato ed è anche molto bravo. Lui in progetto nella sua testa ha il fatto di poter aprire un negozio di sua proprietà. Potremmo attivare questo percorso anche su queste persone che hanno terminato il percorso di progettualità con il Fondo Gesù Divino Lavoratore? Allora, io rispondo per quanto riguarda Officina, ok? Sì. Allora, le persone che hanno usufruito di opportunità formative, di altre cose con il progetto precedente, possono comunque essere rinviate ad Officina per capire, no, che tipo di prosieguo dare a questa progettualità. Ok, questo per quanto riguarda Officina. Quindi la persona che ha finito il corso di tatuaggio può ritornare e vedere insieme a noi quali possono essere le strade. Per i CALL rispondono i CALL, anche se so già quello che diranno, però insomma ognuno... No, ha... noi siamo... Al suo... No, beh, volevo solo dire, tieni conto che i numeri di questa prima fase annuale della collaborazione con i CALL sono piccolini, ok? Sì, e quindi certo. Sia da parte nostra che da parte delle colleghe ci sarà un'attenzione anche rispetto ai requisiti d'accesso, a cose che caratteristiche che le persone debbono avere per entrare in questo protocollo, in questo progetto. Poi appunto Eugenia ti lascio la parola perché poi questo attiene alla vostra operatività. No, sì, grazie. Poi dico questa cosa, poi andiamo avanti con le slide, non so se si è risolto il problema tecnico. Sì. Noi siamo uno sportello, come dicevo prima, aperto al pubblico, su appuntamento, soprattutto su tematiche particolari, come quella per esempio di sostegno eventualmente verificare l'apertura di un'attività imprenditoriale, si prende appuntamento con il collega che sta anche qui presente e si fa un orientamento o insomma, cioè, appunto noi siamo sportelli territoriali aperti al pubblico, la progettualità con voi è una progettualità più corposa che richiede una serie di attività per cui diciamo abbiamo deciso anche rispetto ai finanziamenti che ha Officina di gestire i passaggi con numeri un po' più limitati, però come formazione noi siamo sportelli aperti al pubblico che si occupa di sostegno all'impresa e all'orientamento. E io scusate, va bene, proseguiamo. Un attimo avanti, posso condividere? O vuoi che sì. Parlo io? Cioè... Sì, sì. Allora, Teresa, spegni il microfono tu e accendete, e forse devi spegnere anche l'audio perché c'è rientro, questa è la stessa stanza, e può levarsi le cuffie. La stessa stanza non si può fare. L'audio del computer? No, vede. Ora meglio. Però non so Sara se l'avete spento. Se posso darvi un suggerimento, se tenete un PC vicino acceso tutte e due c'è il rientro, quindi una deve spegnere l'audio, sia il microfono che proprio l'audio, e poi l'altra dovrebbe riuscire a parlare. Altrimenti vi ospito nella mia stanza. Ci date un feedback, se no vado io? O Caterina?
State aguantando a dire le cose che avremmo detto noi dopo? Allora, sì, non so se è il caso, nel senso non vorrei che poi Sara interviene. Allora, io mi collegherei in realtà, cioè diciamo il mio intervento, intanto sono Caterina Vanni del Col Tiburtino. Allora, come operatore di sportello e quindi sul pezzo diciamo proprio dell'accoglienza delle persone che arrivano, vorrei porre l'accento sul supporto reciproco che possiamo darci noi come orientatori. Quindi insomma mi sento di parlare un po' anche a nome dei colleghi dei Col che poi insomma ovviamente interverranno, quindi il rapporto, il supporto reciproco che ci possiamo dare noi orientatori e voi diciamo così operatori di ascolto una volta che diciamo per poter accogliere, sostenere ed avviare ad una vera esperienza di autonomia l'assistito e quindi il cittadino. Ora, io penso che una volta che i colleghi di officina, dell'equipe di officina hanno valutato il caso che viene presentato dai PTA, e questo poi lo scopriremo dopo quando spiegheremo le slide, e la palla, diciamo così, resta a noi, nel senso noi operatori e orientatori dobbiamo lavorare sulla persona. Intanto ringrazio ovviamente Antonella come sempre per come dire anche no, i complimenti che ha fatto a tutta la rete e a tutti noi operatori che abbiamo lavorato sul progetto. Mi viene da dire che le fasce che accogliamo, la persona che viene da noi si trova in una situazione di debolezza e difficilmente un fallimento lo dobbiamo considerare fallimento tout court. Ok, questo ce lo dobbiamo avere tutti molto chiaro, insomma, sia noi orientatori, ma penso che sia così, ma anche voi operatori che inviate le persone, perché comunque si fa un'esperienza che fa uscire la persona da uno stato da un orizzonte limitato dalla propria fragilità o dal proprio problema. Come abbiamo detto, siamo degli sportelli aperti sempre, quindi una persona potrà poi arrivare da noi in un altro momento della sua vita, dove comunque è stato importante aver fatto queste esperienza. Quello che mi viene da dire comunque, sono breve ovviamente, è che nessuno di noi nel momento in cui lavoriamo sulla persona si deve sostituire alla persona e immaginare quello che è il bisogno della persona. Questo per noi è molto importante che voi operatori di prossimità, persone che avete accolto il disagio in prima battuta, a cui comunque no, la persona si è rivolta in uno stato di prostrazione, di debolezza, di estrema difficoltà e che approccia probabilmente alla parrocchia, a voi operatori, con un atteggiamento più libero, no, rispetto invece di approcciare ad un'istituzione che sembra una cosa un po' più eminente, un po' più formale. Detto questo, dobbiamo capire che appunto non dobbiamo immaginare quello che è il bisogno della persona. Mostrate alla persona un orizzonte, mostrate alla persona una strada, una direzione che dà questo progetto, quindi l'invio a un servizio istituzionale che accoglie e che metterà in campo tutte le risorse di rete qualora non fossero già state messe in campo da Caritas, ma solitamente e per fortuna lavoriamo sempre avendo poi, dando maggiore forza, no? Ai contatti che condividiamo, mi riferisco ai servizi sociali, ai DSM, eccetera, eccetera. Però mostrate loro un cammino, ma non illustrate già le tappe, cioè il consiglio che mi viene da dare è non parliamo già della fine del percorso, il tirocinio, i soldi, la borsa lavoro, il corso di formazione, perché questo ci impedisce di lavorare con attenzione su un percorso d'orientamento che naturalmente non può essere troppo lungo perché la persona è in uno stato di disagio, ma noi operatori abbiamo la necessità di fare in modo che la persona ritrovi questi bisogni, se li riconosca e poi li metta, li condivida con noi per poter immaginare un percorso. Questo è quello che insomma mi viene un po' da consigliare. Noi avremo bisogno naturalmente di voi operatori dell'ascolto per poter poi seguire, accompagnare e sostenere la persona in questa autonomia, quindi auspico veramente che di poter, e penso che questo sia una necessità anche degli altri colleghi, di poterci confrontare il più spesso possibile rispetto all'utenza, ognuno nei suoi ruoli.
Quindi voi operatori di ascolto e noi orientatori di un servizio che, come diceva Antonella, riusciamo a volte a vedere la cosa non con minore umanità, perché questo non fa parte del nostro lavoro, però con degli strumenti che sono più specifici, diciamo così, e quindi ci consentono anche di avere una visione più netta e indicare un cammino più preciso con delle tappe precise, opportune e congrue per la persona. Credo che insomma di aver detto tutto su questo, e lascio la parola a Sara se è riuscita a risolvere il problema. Non siamo riuscite, però Eugenia, se metti, andiamo un attimo a capire se la sentite. La sentite? L'unica cosa che Sara. Vuole è un Sara, parla un attimo. La sentite? No, non si sente. Prova a parlare un attimo solo, ma proprio l'ultima, scusa Sara. Sara, prova un attimo a parlare, dicono di qualcosa. No, Sara, no, andiamo avanti. Ascolta Sara, spegni il tuo audio e fatti sentire parla ad alta voce mentre si leva le cuffiette di rasa, così sente lei, cioè lo senti dal telefono. Cioè, non levo le... Cioè, qui il tuo audio si sente? Non lo so se si sente. Sa 96. Magari se cominciamo a vedere il processo intanto di... tramite la slide. Sì, prova a parlare. Sara, ecco, adesso vi sentite, sia te che Maria Teresa. Se tu parli vicino a Maria Teresa ti sentiamo. Sì, ti sentiamo Sara, ti sentiamo. Okay, allora metto la mia e parlo dall'altra. Scusateci però. Allora, dunque, collega di Maria Teresa del Servizio Inclusione Sociolavorativa. Vi presento queste slide. Io sono quella che lavora. Io sono quella che lavora, appunto. Ha messo mute, togli il mute. Teresa, volete che inizi a dirle io e poi appena... Noi facciamo da punto intermediario, quindi tra i PTA e la rete call. Tutte le segnalazioni passeranno per la nostra mail inclusione. Quindi immaginatevi adesso delle 6 segnalazioni mensili consentite, quelle che partono dai PTA. Sara, scusa, ma l'inizio non si è sentito perché avevate l'audio disattivato. Ok, allora... Sono Sara Caporilli Razza, sono del servizio inclusione insieme a Maria Teresa che è qui mi accanto e io mi occupo degli invii delle segnalazioni. Come vi aveva anticipato la collega Maria Teresa, questo servizio è un servizio che è il ponte intermediario tra i PTA e la rete call. Quindi immaginatevi, non lo so, per i PTA noi siamo qualcosa di simile dell'equipe di valutazione. I call ci conoscono benissimo, quindi sanno chi siamo. Quindi da noi passano tutte le segnalazioni che provengono dai PTA e che provengono dai call. Lo scopo di questo servizio è integrare sempre il più possibile, come già succede, tra socio e sanitario, socio e scolastico. Lo spengo io. Non c'è l'audio qua. Eccoci. Quindi diciamo che ha l'intenzione di implementare la presa in carico integrata tra aree importanti come sono quelle tra il sociale e il sanitario,
tra il sociale e lo scolastico. In questo caso questo servizio nasce per integrare il più possibile due aree che avevano un grande bisogno di essere avvicinate tra loro, il sociale e il lavoro. Quindi noi puntiamo a questo. In questo caso ed in questo progetto specifico, noi facciamo un lavoro che per i PTA forse potrebbe essere considerato simile alla loro equip di valutazione, diciamo, non è la stessa cosa, ma tanto per darvi l'idea. Quindi, da questa slide voi vedrete che il PTA farà una sua prima analisi preliminare ricevendo una persona, dopodiché svilupperà una scheda invio che invierà alla sua equip di progetto della Caritas. L'equip di progetto della Caritas farà un'analisi preliminare e un'analisi della situazione personale. Una volta valutata positivamente, prende la scheda invio e la invia a noi, servizio inclusione. Allora, il servizio inclusione, di conseguenza, invierà questa scheda invio al call di competenza rispetto al PTA, perché ci sarà una corrispondenza tra quadranti, prefetture, municipi e distribuzione dei call dei municipi. Sarà fatta una corrispondenza più o meno territoriale, più possibile, vicina agli effettivi territori. Dopodiché questa scheda invio sarà inviata al call. Il call effettuerà un percorso di orientamento e invierà di feedback una scheda esito. Questa scheda esito, in realtà tutti penserebbero esito, quindi è l'esito del percorso. In realtà invece la parola può confondere un po' le idee. In realtà scheda esito significa progettazione del percorso, quindi ciò che l'operatore del call ha ritenuto più congruo ed opportuno, dopo colloqui ed approfondimenti, immaginare come progetto dell'utente, come progettualità dell'utente, che attività percorrere. Quindi il call invierà questa scheda esito. A chi la invierà? A noi, Servizio Inclusione Sociolavorativa, e all'equip di progetto dei PTA. L'equip di progetto dei PTA, se nella scheda esito saranno state segnalate delle attività che eventualmente la Caritas può fornire, farà un esito della valutazione dell'operatore call e darà inizio al percorso individuato, facendo un esempio, che ne so, è stato ritenuto idoneo per un tirocinio, è stato ritenuto idoneo per un corso di formazione. In quel caso quindi l'equip di progetto della Caritas farà una sua valutazione sulla congruità dell'invio e a quel punto darà avvio al percorso. Si può passare alla slide successiva. Ok, la slide successiva è il percorso inverso, quindi sono le segnalazioni che provengono dai call ai PTA. Come funziona il call? Effettua un suo percorso di orientamento con l'utente, quindi ripeto come prima, non è l'esito, ma è una progettualità dopo aver conosciuto l'utente, a riguardo della quale lui ritiene le attività più opportune da svolgere con la persona. Produrrà una scheda esito, che è proprio il contenuto di questa progettualità, la invierà a noi, Servizio Inclusione Sociolavorativa, e noi questa scheda esito la invieremo all'equip di progetto della Caritas. Ora, anche qui, in questo caso, questa scheda esito sarà inviata, sarà valutata dall'equip di progetto della Caritas e conterrà delle eventuali attività che la Caritas può attivare, farà una sua valutazione e darà avvio al percorso. Scusate, probabilmente prima nella slide ho fatto questo piccolo errore, cioè lì era dai PTA ai call. Quindi il PTA non deve chiedere la valutazione della vostra equip di progetto per l'avvio di un percorso della Caritas. Quello era l'unico punto che invece qui c'è. Qui la vostra equip valuterà se eventualmente un utente sociale che proviene dal call, che viene ritenuto idoneo, facendo un esempio, a percorrere un tirocinio, può essere attivato e avviato questo tirocinio secondo l'equip della Caritas. La slide successiva qual è? Prerequisiti dell'invio. Iniziamo tu. Sì. Grazie Maria Teresa. No, grazie. Pure di Teresa. No, scusateci, ma purtroppo... Purtroppo si lavora meglio da tutti i lavori. Nella stessa stanza è un problema. Allora, in tutti questi anni di attività
noi in particolare con le persone fragili, sulla fragilità, diciamo, noi abbiamo avuto tutta una serie di esperienze e da queste esperienze abbiamo colto i fallimenti e gli insuccessi per capire come potevamo rendere invece il tutto più efficace per la persona che si rivolge ai nostri servizi. Ci siamo resi conto in tutto questo tempo lavorando con le persone e quindi non come barriera, ma proprio nel desiderio e nell'ottica di fare avere alle persone un risultato il più possibile aderente alle loro esigenze, che era necessario un livello essenziale minimo di autonomia, perché senza questo livello di autonomia della persona in quel momento della sua vita, il percorso di orientamento e quindi un lavoro fatto da parte della persona, dell'utente, del cittadino, con un professionista e orientatore, se non c'è questo livello minimo, c'è un insuccesso che non fa altro che aumentare le loro frustrazioni e quindi anche le loro capacità di attivarsi. E abbiamo quindi steso un piccolo, come un decalogo, è un punto di riferimento che condividiamo con tutte gli enti del pubblico e del privato sociale che inviano le persone nel percorso di orientamento, proprio per avere una base e cercare di, come dire, diminuire al massimo i fallimenti. Quali sono i punti, a parte quelli, diciamo, dovuti da legge, cioè essere disoccupati in età lavorativa e avere i documenti e permessi di soggiorno se sei straniero e minori solo se maggiore di 16 anni, cioè delle cose dovute da legge, noi abbiamo visto che senza una motivazione, diciamo un buon livello di motivazione della persona, non c'è nemmeno la capacità e la volontà di attivarsi, perché, ripeto, per rendersi più occupabile la persona deve fare un lavoro con l'orientatore che ha anche i suoi tempi. Altro punto per quanto riguarda gli stranieri. Per quanto riguarda gli... Per quanto riguarda... Scusate che siamo nella stessa stanza, quindi inevitabilmente gli stranieri, abbiamo visto che è fondamentale una conoscenza sufficiente della lingua italiana, perché se non riesci a capire in modo, anche se elementare, ma sufficiente, quello che ti dice una persona e non riesci tu a esprimerti in quella lingua, non solo non fai un percorso di orientamento, non ci riesci, ma come sostieni un colloquio di lavoro? Come sostieni un eventuale lavoro? Quindi un buon livello di autonomia di base, cioè la capacità di relazionarsi in maniera adeguata con l'esterno, con gli altri, essere autonomo negli spostamenti, avere la capacità di mantenere gli impegni e di stare in contatto, come dire, nella società. Altrettanto è importante non trovarsi per la persona in condizioni di indigenza, perché se sei indigente non hai neanche l'euro e mezzo per prendere l'autobus. Adesso io capisco che sembra riduttivo, però per far capire proprio in pratica, tu non hai nemmeno la possibilità di andare nel luogo dove
ti potresti presentare o ti dovresti presentare per un colloquio. E, continua Sara. E chiedo scusa, intervengo Maria Teresa, solo per far presente che ne abbiamo parlato ovviamente all'interno del nostro PTA. Mi pare che qui manchi un requisito altrettanto importante, che le persone prima di trovarsi minori, purché maggiori di 16 anni, eccetera, eccetera. Sì. Per quanto riguarda devono essere anche iscritti al centro per l'impiego, la DID e tutte quelle pratiche. Non è quello il problema. Dei minori, e poi passo la parola a Sara, per i minori il problema è, no, non il problema, la normativa prevede che loro possano essere inviati a noi solo attraverso anche il servizio sociale territoriale, cioè devono essere seguiti da un servizio sociale che ha in qualche modo la loro tutela, che li segue, e il tipo per un eventuale tirocinio, il tipo di convenzione, che è proprio l'atto formale che deve firmare l'azienda, il dipartimento, la persona, diciamo gli attori coinvolti, deve esserci anche il servizio sociale pubblico territoriale che ce l'ha in carico. Ecco, c'è questo tipo di obbligo per quanto riguarda i minori. L'iscrizione al centro per l'impiego noi la consigliamo sempre a tutti, perché se non sei iscritto al centro per l'impiego è anche difficile, se ti voglio non assumere, essere assunto. Però per quanto riguarda i minori è questa la... Sì, io mi riferivo al secondo caso, comunque le persone maggiorenni, centro per l'impiego, eccetera, eccetera. Eh beh, certo, comunque devi essere iscritto al centro. Se tutte le persone che arrivano non iscritte vengono invitate ad iscriversi, questo insomma è sempre stato così. Lascio la parola alla mia collega. Scusateci, però ci teniamo a cercare di essere il più chiare possibile in questi incontri, siccome ci sono delle cose di cui io mi occupo proprio, praticamente delle cose di cui si occupa lei, preferiamo alternarci in modo che ognuna è, anche se non sembra nel mio caso, più competente della cosa che parla. Vi ringrazio. Mi piace scherzare. Allora, dunque, proseguendo con il concetto di indigenza, mi faceva piacere intervenire in questo punto, perché consideriamo sempre una cosa, che è la stessa frase che utilizzava anche ieri, ma perché penso che renda l'idea. Allora, la rete call è un servizio universalistico, quindi qualunque cittadino può bussare alla porta di un call e chiedere aiuto. Quindi partiamo da questo presupposto. Quindi il motivo per il quale noi insieme stiamo scegliendo di mettere dei prerequisiti, come diceva la collega, non sono barriera, ma è per fare in modo che quelle persone che busserebbero la porta al call, ma poi per motivi spazio-temporali, per motivi di fase di acuta di dipendenza, per tanti motivi in cui non hanno un sostegno, un accompagno di cui avrebbero bisogno, non avrebbero la forza da soli di riuscire a percorrere un percorso che richiede colloqui, impegno, tempistiche, orari precisi, igiene, cura, tutta una serie di cose, probabilmente quelle persone si perderebbero, avrebbero dei percorsi fallimentari. Allora ci siamo noi e ci siamo voi, due servizi specialistici in maniere diverse, che cerchiamo di impostare dei prerequisiti di invio che inizialmente sembrano delle barriere, ma in realtà invece sono proprio le condizioni che ci aiuteranno a far sì che quelle persone che da sole non raggiungerebbero l'INPS, non raggiungerebbero un call o lo vedrebbero una volta sola e poi si perderebbero nel percorso, possano andare avanti e riuscire realmente a entrare nel mondo del lavoro. Quindi, posto che questi prerequisiti sono
posti da due servizi specialistici che fanno una presa in carico integrata di una persona che sarà costantemente accompagnata nei suoi passaggi e quindi meno sola, sostenuta, e che quindi si farà in modo che, quando facciamo l'esempio che non deve avere problemi di dipendenza, significa che chiaramente chi lo incontrerà anche a più e si interfaccerà con una persona che si vede che è in una fase acuta di dipendenza da droghe, da alcol o da altro, tenterà in tutti i modi, prima di tutto, di aiutarlo a rivolgersi a un CERT. Quindi, se vedremo una persona che ha una patologia psichiatrica ed è evidente, perché comunque è evidente in deliri o in manifestazioni di questo tipo, che di forte sbilanciamento emotivo che con cui ci si interfaccia, si proverà prima di tutto a sostenerla, accompagnarla ad andare al servizio ASL per essere aiutata per una terapia farmacologica. Quindi questi prerequisiti fanno ad intendere che per poter percorrere un percorso di integrazione socio-lavorativa siamo già in un secondo livello di intervento, non nel primo livello di intervento emergenziale, quale è quello di precondizioni che possono metterti nella condizione di prendere un impegno, colloqui, appuntamenti, non solo con l'operatore call, ma anche con l'eventuale futuro promotore di un lavoro. Quando parliamo quindi anche della condizione della cura e dell'igiene, anche lì non generalizziamo. Non significa che il senza fissa dimora non può essere inviato, per fare un esempio. Ci sono senza fissa dimora che non hanno un luogo fisso e non lo hanno mai, che non hanno un punto di riferimento, un centro di accoglienza dove potersi pulire, lavare, che non hanno un punto di riferimento dove mangiare e che quindi purtroppo si presenterebbero sia al call che davanti a un colloquio in condizioni un po' difficili e poco presentabili. Mentre ci sono delle senza fissa dimora che hanno dei centri di accoglienza stabili dove potersi rivolgere e possono farsi una doccia, pulirsi, hanno la possibilità di accedere a dei vestiti puliti, hanno già quindi una rete di sostegno che li mette nelle condizioni di fare un colloquio a tutto tondo e di poter seguire un percorso di integrazione socio-lavorativa, di poter accedere a un computer perché hanno un buon contatto con qualche servizio di sostegno e di aiuto, dove poter accedere a un computer e utilizzare una mail. Quindi non generalizziamo. I senza fissa dimora, come sempre, è universalistico, sono tutti accolti. Il problema non è essere senza fissa dimora o essere indigenti. Il problema è in che fase e come sei sostenuto in quel momento per poter sostenere ulteriori impegni che richiede un percorso di integrazione socio-lavorativa. Ecco, io penso di aver dato un po' un'idea e penso che quindi possa passare la parola ad Eugenia di nuovo, anzi in realtà a Caterina. Questa dovrebbe essere la slide di Caterina. Guarda, se vuoi, Caterina. Grazie Sara, sono già intervenuta prima per dire un po' qui, se ci sono domande. L'avevate anticipata. E allora sì. Si passa a fare il tirocinio. Guarda, sì, vado sul tirocinio. Allora, come abbiamo detto, il progetto prevede l'opportunità di finanziare due percorsi, a parte l'orientamento, che è un percorso che comunque di tanti fanno abitualmente da noi, abbiamo la possibilità di sostenere la persona attraverso il finanziamento di un tirocinio. Come vi dicevo, il tirocinio extracurriculare è un tirocinio che ha bisogno per legge di un'indennità. Quindi questa indennità viene pagata dal progetto e abbiamo detto che prevediamo da progetto tirocini di 3 mesi part-time. Non l'abbiamo detto, ma adesso ve lo dico perché dopo vi faremo vedere le schede. E quindi una volta individuato l'obiettivo professionale, attraverso gli operatori della rete call si individueranno magari delle aziende disponibili a ospitare il tirocinio, perché il tirocinio è un progetto formativo o un progetto di formazione che ha un rapporto triangolare tra il tirocinante, l'ente di promotore che in questo caso è Roma Capitale, noi siamo ente promotore dei tirocini, e il soggetto ospitante che è l'azienda. All'interno dell'ente promotore viene individuato un tutor che è l'interfaccia con il tutor individuato dal soggetto ospitante, che hanno entrambi l'obiettivo di garantire che il tirocinio sia efficace e che rispetti gli obiettivi dati da progetto formativo. Quindi il tirocinante avrà sempre un punto di riferimento durante questo percorso di formazione lavorando. Vi faccio un piccolo appunto su quella che è l'animazione territoriale. In questo caso non c'è bisogno della slide, mi interrompo, mi piace che ci vediamo in faccia.
perché ovviamente abbiamo visto sia dall'esperienza passata, ma anche dalle esperienze che noi facciamo normalmente, i tirocini sono una misura, avendo anche un call specialistico che i call fanno per i propri utenti, noi li chiamiamo utenti, è la difficoltà di trovare delle strutture, delle aziende, delle associazioni, delle cooperative disponibili a ospitare le persone in tirocinio. Questa difficoltà avviene anche quando abbiamo dei tirocini finanziati, cioè non è detto che avendo un tirocinio finanziario troviamo facilmente le aziende. Per questo diciamo, noi abbiamo delle figure che si muovono nel territorio, come vi dicevo all'inizio, che per fare rete e per cercare queste strutture, però chiediamo anche la vostra collaborazione, perché uno, siete più capillari nel territorio e quindi avete una visione più chiara di quello che è il municipio, l'area, la zona, il quartiere in cui operate. Ma semplicemente, se abbiamo bisogno di individuiamo un'area professionale che può essere il magazziniere o il bar, magari voi sapete se ci sono dei bar vicino che stanno cercando delle persone, perché magari avete visto camminando il cartello fuori, oppure se avete delle informazioni, vi chiediamo di collaborare con noi anche attraverso queste informazioni, perché ci permettono eventualmente di contattare, spiegare noi il processo all'azienda, ma non siamo così capitali come voi, quindi questa collaborazione per noi è molto utile, ma lo è stata anche in passato, quindi insomma insieme abbiamo anche cercato tante cose, abbiamo collaborato insieme. Un altro finanziamento che viene erogato tramite progetto è quella dei corsi di formazione, quindi qualora la persona durante il percorso ha bisogno, si evidenzia il fatto che ha una carenza formativa, insieme all'operatore può individuare il percorso di formazione più idoneo. Noi non diremo mai alla persona di iscriversi più o meno a un corso, ma daremo alla persona tutte le informazioni utili affinché in autonomia possa scegliere il corso di formazione. A quel punto, in quella che è la scheda esito, che voi non dovete compilare voi perché ce ne occupiamo noi con Officina, noi chiederemo a Officina, per esempio, l'erogazione di un fondo perché la persona ha individuato, che ne so, il corso del muletto che costa tot e l'ente individuato dalla persona è Pinco Pallino piuttosto che un altro. Quindi le due erogazioni sono per tirocini di 3 mesi part-time, 20 o 30 ore, o di corsi di formazione, non so poi Monica ci dirà il budget su cui stare, quindi abbiamo comunque un budget economico. A questo punto io mi taccio e invece se ci sono domande o insomma parlerei con voi. Volevo aggiungere solo una cosa rispetto a quello che dicevi, Eugenia, sono sempre Caterina del Coltiburtino, rispetto appunto alle aziende prossime, cioè l'importanza dell'operatore prossimo che ci aiuta a lavorare con la persona, l'abbiamo già detto, è fondamentale per il buon esito della nostra collaborazione, quindi per una comunità che è veramente attiva. Però è vero anche che avere voi, cioè la persona che frequenta la parrocchia gode di un certo credito, cioè la parrocchia gode di un certo credito presso le realtà più piccole, quindi sapere che magari quella persona potrebbe lavorare in un magazzino lì vicino, in un piccolo supermercato e l'azienda sa che la persona frequenta la parrocchia, parla col parroco, queste sono diciamo delle esperienze di autonomia estremamente protette e che rassicurano la persona, perché si ritrova a modificare la sua quotidianità, perché insomma vai al lavoro, al tirocinio, stabilisci relazioni, esci da una condizione di fragilità, però in un contesto molto conosciuto, dove c'è anche insomma questa protezione che arriva anche appunto dal centro di ascolto e dalla parrocchia, quindi è estremamente importante poter contare, laddove voi lo riteniate ovviamente opportuno, su quelle che sono le realtà molto vicine alla parrocchia, in particolar modo per persone e di un certo livello di fragilità. Grazie Cato, c'è Manuela che aveva alzato. Salve, sono Manuela Gabriele e lavoro all'interno del centro di orientamento al lavoro Simonetta Tosi. Ho partecipato già al progetto scorso e devo dire che è stato un progetto molto utile per gli utenti. Volevo semplicemente chiedervi di come dire, specificare meglio qual è la tipologia di utenti che possiamo coinvolgere all'interno di questo progetto.
mi è utile capire, ad esempio, possiamo inviare anche utenti che non sono residenti a Roma? No, cioè, nel senso, in linea di massima il territorio del quale noi ci occupiamo è quello della diocesi di Roma, quindi chiaramente c'è una flessibilità, però insomma il target, l'ubicazione è quella. Una flessibilità, ti chiamo per nome Monica. Eh sì, ci conosciamo, quindi esatto. Abbiamo combattuto insieme tante battaglie. Sì. Flessibilità vuol dire che in alcuni casi specifici particolari possiamo comunque provare a proporre anche delle persone in situazioni appunto diverse, per cui riteniamo per quanto che riguarda la parte utile. Officina, ti dico, tendenzialmente noi cerchiamo sempre di accompagnare le persone, no? Quindi è chiaro che non può essere una persona che è di Latina o residente a Latina, non bazzica nel territorio. No, parlo della provincia di Roma, parlo della provincia di Roma. Quindi noi ci diamo come regola che deve essere residente a Roma. Poi sul caso specifico, voglio dire, su quello ci si confronta, nel senso che poi un modo per magari aiutare le persone si trova, però questo io non lo metterei in maniera stringente in questo tipo di progetto, insomma. Anche perché i numeri, stiamo dicendo la stessa cosa, Monica, i numeri sono bassi, perché noi parliamo di 6 persone al mese, di cui 3 inviate dai PTA e 3 inviate dalla rete call, non da ogni call. Quindi è la rete che deve fare una... Ok, quindi valutiamo bene, secondo me, di caso in caso. Uh-huh. Io volevo solamente aggiungere una cosa rispetto a quello che ha detto Caterina prima, che anche che sento molto vicino. Cioè il mandato proprio di officina in generale, di quella che noi chiamiamo animazione pastorale o territoriale, quando diventa tecnicamente un'altra cosa, è quella di stare sui territori, proprio di stare sui territori. Quindi noi abbiamo strutturato il progetto di officina trasversalmente, cercando di raggiungere i territori attraverso la nostra rete molto capillare delle parrocchie. Quindi questo è il quid in più, no? Rispetto al progetto, rispetto anche al motivo per cui Caritas fa questa cosa, nel senso che ci sono tanti enti che sono molto più bravi di noi, no? nel fare orientamento, nel fare accompagnamento. Quello che noi abbiamo è la presenza a fare orientamento, quello che noi abbiamo è appunto la presenza capillare sui territori e il valore dell'accompagnamento della persona, cioè il fatto di fare lavoro di comunità. Quindi al di là della rete, che è sicuramente un concetto operativo, il lavoro di comunità sta alla base di quella che è proprio la mission, no, della Caritas, e quindi creare comunità accoglienti, comunità che promuovano la dignità della persona, no, attraverso anche il lavoro, certo. Ovviamente, Monica, mi confermi che parliamo di persone comunque con indigenza economica, che non hanno un reddito, ci sono dei limiti di redditi come l'altra volta, non mi ricordo. Su questo no? No, noi non l'abbiamo messo qui, però insomma magari questo poi su questi dettagli io magari mi soffermerei in altra sede piuttosto che qui. Sicuramente il budget che ha officina non è quello che aveva il grande progettone Alleanza per Roma, e va bene così, nel senso che poi noi sperimentiamo questa modalità molto artigianale, no, di fare accompagnamento e inclusione sociolavorativa, avvalendoci dei professionisti e mettendo a disposizione quello che è il nostro specifico, no? Quindi appunto il percorso di accompagnamento e la fragilità dell'utenza. Chiaramente i requisiti e prerequisiti di cui parlava Maria Teresa valgono da entrambi i lati, cioè la persona che arriva da noi, certo, così come noi, come arriva da voi, deve essere in un momento tale della sua vita che possa essere aiutato, no? In cui si possa intervenire in questo. Se non è così, questo lo dico ai nostri amici dei PTA, rischiamo di fargli veramente più del male alla persona che viene da noi con delle aspettative altissime di svoltare, cioè di avere la soluzione ai suoi problemi, e pone questo come priorità. Nel momento in cui chiaramente
questo obiettivo viene disilluso per una serie di questioni, ma sono nomi e cognomi e facce, no? Le persone di cui parlo, cioè persone che stranieri che non parlano la lingua, persone che non hanno un momento di vita tale che gli permette di affrontare serenamente. Ne ho visto un'altra persona che abbiamo visto questa mattina, che ha una tale complessità di problemi che non può essere l'inclusione lavorativa il primo da affrontare. Va come dire, costruita la rete. Tra l'altro ieri veniva fuori il tema: tiriamo dentro per l'estrema fragilità sempre servizio sociale, laddove c'è quasi sempre, però laddove non ci sia, sia con i nostri contatti, sia avvalendoci della collaborazione delle nostre amiche del CoL che facendo parte di inclusione hanno comunque, insomma, una serie di contatti. Il progetto prevede una presa in carico globale di cui noi rappresentiamo un pezzo, insomma, solamente una parte, ecco. Volevo chiedere, scusami Gabriella, volevo chiedere, perché l'ho capito dalla discussione a Monica, che ci sarebbe molto utile avere un piccolo schema dei criteri di accesso delle persone al progetto, in modo che anche noi capiamo come Rete CoL chi può essere eventualmente inviato. Per sì, noi ne abbiamo parlato. Comune di Roma. Fare proprio un piccolo decalogo, chiamiamolo così. Sì, sì, noi ci stavamo lavorando, ci siamo confrontati in equipe. In realtà ci siamo formati nella misura in cui i prerequisiti che voi avete posto più o meno si equivalgono ai nostri, cioè più o meno siamo, cioè nel momento in cui la fragilità è veramente multifattoriale e complessa, c'è una tempistica diversa, quindi in linea di massima pensavo molto tipo cittadino di Roma, residente certo, a Roma, no, su questo... e poi sono gli stessi nostri, eh? Sì, sì, noi sì. Non possiamo seguire persone fuori dal comune, quindi anche noi non abbiamo senso... comunque sì, certo. Scusate, al volo, italiani e stranieri, giusto? Sì. Ok, se posso intervenire sì. Intanto ringrazio tutte le componenti del CoL che sono intervenute, perché a noi del centro d'ascolto chiariscono molti aspetti di questo lavoro che in qualche modo ci vede partecipare in un unico progetto. Mi chiedevo, faccio parte del centro ascolto diocesano di Ostia. Ostia, come tutti quanti forse sapranno, è uno scenario, un palcoscenico dove ci sono molte fragilità. La prima è quella abitativa. C'è una grande precarietà, c'è addirittura una zona di Ostia all'Idroscalo che prevede molte abitazioni abusive, che rimane in un mondo, in una bolla sospesa, per cui nessuno si sente di prendere nessuno, ovviamente parlo del municipio, nessuno si sente di prendere delle responsabilità o di fare dei chiarimenti a livello legislativo. Arrivo al punto, molte di queste persone non hanno la residenza, vorrebbero accedere alla residenza fittizia. Io ho provato in molti degli incontri che sono stati programmati dalla nuova giunta Municipio 10, ho provato a indirizzarli su quello che è un aspetto molto importante per Ostia, e cioè il concedere ad un cittadino che per qualche motivo abitava all'altro capo di Roma e si trova ad abitare ad Ostia,
a poter avere una residenza fittizia che gli consente di procedere poi con un reinserimento socio-lavorativo a tutto campo. Ecco, avete parlato nelle varie slides di ponte intermediario fra l'area sociale e i nostri centri ascolto e officina delle opportunità. Mi chiedo chi deve in qualche modo segnalare queste fragilità, riportarle, queste fragilità che rendono di fatto un individuo incapace di rientrare in un inserimento socio-lavorativo. Grazie. Vado io, vai tu, Teresa. Vai Eugenia, poi casomai mi... Allora, il rapporto. Diciamo, noi lavoriamo in rete con i servizi sociali, il problema della residenza è un problema che purtroppo hanno tantissime persone, non solo quelle che si trovano in alloggi diciamo non convenzionali, ma anche per esempio i giovani che escono dai centri di accoglienza, per cui dopo un anno che lasciano il centro perdono la residenza. Ogni call cerca di trovare questo accordo, cioè cerca di trovare un aggancio con i servizi, ha dei rapporti con i servizi sociali, per cui chiede la possibilità di prendere appuntamento. Adesso non sto più in call territoriale, prima diciamo il mio vecchio call territoriale, le ultime volte sapevo che, non so se le mie colleghe mi possono dare conferma, che i municipi adesso hanno molta difficoltà a dare la residenza, la Modesta Valenti municipale, come hanno tolto un tempo, c'erano i centri anche che davano per esempio la residenza Stallia. Quindi adesso il problema della residenza è un problema molto grande, per cui anche noi ci scontriamo, perché poi è la prima, cioè paradossalmente se mi voglio scrivere al centro per l'impiego devo avere la residenza, ma lo stesso contratto di lavoro implica il fatto che devo dare una residenza, quindi su questo che possiamo dire? L'idea di coordinarci e di trovare un accordo noi con i PTA, e anche perché qualora si emergano delle problematiche tipo questa, che magari neanche con il filtro né di inclusione né del collo riusciamo a capire, uno può pure capire che tipo di istanze o a chi rivolgersi per risolvere questo problema. Quindi su quello noi collaboriamo. Però quello che io penso, forse nello spirito di cercare di fare chiarezza, perché anche ieri è emerso, in realtà la rete call, così come il servizio inclusione, non ha proprio il mandato istituzionale, quindi neanche gli strumenti, di fare una presa in carico integrata, ma può lavorare su quello che è il suo mandato, quello che è il suo pezzetto, cioè aumentare l'occupabilità della persona. Quello di cui stiamo parlando adesso, in questo momento, di cui io mi rendo conto perfettamente della difficoltà proprio dei cittadini fragili, non lo possiamo risolvere o attivare noi. Possiamo semplicemente, quando possibile, fare da spalla. Ma in realtà la persona che arriva a un percorso di orientamento per rendersi più occupabile dovrebbe essere seguita da un servizio, cioè una serie di problemi tra virgolette che non gli permettono di poter fare un percorso di autonomia e di inserimento lavorativo, perché in realtà noi non lavoriamo nemmeno sull'autonomia come concetto generale della persona, ma in particolare del lavoro. Una base di sostegno la deve già avere, perché noi sì possiamo fare la chiamata, ma rimane una cosa così. Quindi quello che io penso che sia veramente utile, è una lunga strada da fare, è che comunque persone in particolare complessità, prima di attivare la nostra collaborazione,
devono essere già seguite, possibilmente da un'equipe multidisciplinare, perché le persone hanno diversi bisogni e ci vogliono professionalità altrettanto, diciamo, complesse per poter rispondere. Sappiamo tutti che non è semplice, ma lavoriamo tutti da anni in questa direzione. Quindi non è il call che può fare da tramite per l'attivazione di un servizio. Sì, può anche succedere, ma non è quello su cui noi veramente possiamo lavorare. Io spero di essere stata chiara. E poi non è il servizio sociale che dà Modesta Valenti, l'indirizzo non lo dà il servizio sociale, l'indirizzo Modesta Valenti lo dà direttamente il municipio. Quindi non è per questo bisogna fare un lavoro, molte volte fare un lavoro prima con la persona, prima di inviarlo a un percorso mirato alla sua occupabilità. Vi ringrazio, ci tengo, non per essere particolarmente pipillosa, però secondo me questi punti io lo vedo proprio nel nostro lavoro quotidiano. Se cerchiamo di chiarirli prima, ci riesce più facile anche collaborare, ma non tanto per noi come operatori, volontari, ma comunque gli esperti in qualche modo, ma per la persona. Vi ringrazio. Grazie. Posso permettermi una piccolissima aggiunta? Maria Teresa ha ragione, nel senso che come operatori call solitamente la persona accede al nostro servizio dopo che si è fatto un lavoro precedente con gli altri servizi che necessariamente per seguire questo caso devono essere coinvolti, l'equipe multidisciplinare, eccetera. È chiaro che ora siamo assolutamente così riusciamo a lavorare in piena efficienza. È vero che adesso stiamo parlando di un progetto che ha il senso delle istituzioni che si uniscono alle realtà di comunità, e quindi naturalmente anche su questo come operatore assolutamente condividendo al 100% quello che dice Maria Teresa, che poi su questo insomma lei è veramente un'esperta anche di questi aspetti più dettagliati, però ci tengo a dire che noi call siamo pronti a calarci in una comunità accogliente come istituzione. Quindi questo significa che non chiedete suggerite all'utente di chiedere a noi la soluzione di tutti i problemi che riguardano il Comune di Roma, perché spesso noi ci troviamo ad affrontarli, ma certamente sarà nostra cura, perché comunque anche noi vogliamo essere e siamo un servizio di Roma Capitale di accoglienza e in qualche modo di ascolto. Certamente, come diceva Maria Teresa, nel corso del cammino insieme con questa persona, quindi nel percorso verso un'esperienza di autonomia, cercheremo di attivare la persona stessa presso quei servizi necessari per ottenere quelle che sono le residenze o altre tematiche. Quasi sempre laddove Caritas non è già arrivata, e solitamente insomma, sono tanti anni che lavoro con voi e è difficile che manchi una presa in carico o che non si sia già tentata, però laddove non c'è stato un precedente contatto con il servizio sociale sicuramente noi ci proponiamo e ci offriamo come ponte, come spalla. Però è importante sapere che la modalità tecnica proprio metodologica è proprio quella di ricevere prima che l'utente il caso, proprio perché poi ci possiamo lavorare più dettagliatamente. Cioè, nonostante mi rendo conto che parliamo di un progetto, quindi dobbiamo essere flessibili, altrimenti il senso di accoglienza dell'assistito, del cittadino nella comunità che appartiene anche all'utente naturalmente viene meno, quindi non c'è rigidità su questo, però deve essere molto chiaro laddove, se noi dovessimo mancare su alcuni punti è chiaro che insomma noi stiamo sul profilo dell'autonomia rispetto alle esperienze lavorative. Ecco, scusate se però ci tenevo a specificarlo, perché noi sembriamo un servizio un po' così, ecco, ufficio postale, ecco, non è la verità. Grazie. Posso aggiungere una cosa? Scusami Filippo se ti interrompo, cioè se non ti faccio parlare, se
ti rubo la parola. Sì. Mi aggancio semplicemente a Caterina rispetto agli adesso. Sia dalla nostra parte che dalla parte dei posta dei PTA verso di noi, sia dalla parte dei call verso i PTA. Avendo i numeri limitati ed essendo un progetto, il progetto deve essere vagliato da fondamentalmente officina che ci dà l'ok sulla attivazione o meno della scelta progettuale, tirocinio o formazione. Quindi quando noi inviamo gli utenti, sia noi che voi, vi chiedo di non dire all'utente ti mando là così farà un tirocinio o ti mando là così ti finanziano il corso di formazione, appunto, da tutte e due le parti, ma ti stiamo inserendo in un percorso, in un progetto che dobbiamo valutare la tua, diciamo, partecipazione a questo progetto. Intanto inizi il percorso di orientamento. Il percorso di orientamento ti aiuterà comunque a capire come si muove il mercato del lavoro, ad essere più autonomo. Eventualmente, se hai le caratteristiche, se in quel momento c'è spazio, potremmo capire se finanziarti qualcosa. Però, perché altrimenti, ve lo dico perché molto spesso, ma succede con chiunque, c'è anche i servizi sociali, ci mandano persone dicendo vai al call che ti trova lavoro. A noi piacerebbe tantissimo avere questa bacchetta magica e trovare lavoro a chiunque arrivi, ma non è così. Quindi noi rendiamo le persone più forti nella ricerca e eventualmente, se entrano in quei parametri, possono fare un tirocinio. Banalmente, magari per voi una persona è, usatemi il termine, tirocinabile, in realtà fa un colloquio con noi e ci rendiamo conto che ha bisogno ancora di qualche altro pezzetto per riuscire ad attivarsi, e quindi magari gli facciamo fare altri step. Quindi questo, scusate, perché è il problema che poi ci c'è negli invii, no? Quindi stiamo attenti e confrontiamoci sempre. Poi vi manderemo gli indirizzi dei call territoriali, noi avremo gli indirizzi dei PTA, quindi poi ci possiamo sempre confrontare. Ovviamente c'è officine e cucine che a noi ci mediano e ci aiutano in questa gestione. Scusami Filippo, vai, ti lascio la parola. Sì, grazie. No, una cosa molto semplice. Questo è sicuramente un progetto che ha la sua complessità. Prima abbiamo visto il diagramma con queste schede invio che vanno avanti e indietro e così via. Ci sono tutta una serie di problematiche che adesso avete anche illustrato in modo molto approfondito. Mi chiedevo, dalla parte dei volontari Caritas, quindi PTA e tutto il resto, un riferimento che soprattutto all'inizio del progetto sia il punto di guida e di confronto nel guardare a tutto il processo dall'inizio alla fine, qual è? Allora, c'è il riferimento. Allora, intanto ti ringrazio. Scusa, Filippo, perché... Monica, posso intervenire un attimo? Scusa, un attimo solo, perché mi riferivo al fatto che Eugenia ha detto... Aspetta, scusami Riccardo, fammi rispondere un attimo a Filippo, perché mi perdo, poi dopo ti do la parola subito, okay? Grazie. Allora, prima cosa, e ti ringrazio perché sennò mi passa di mente, allora, quello che voi avete visto della scheda invio e della scheda esito, dettaglio tecnico, non vi dovete preoccupare per questo, perché noi continueremo a utilizzare la nostra modulistica, scheda proposta e scheda candidatura. Sarà compito nostro nell'equipe di progetto, diciamo noi sei, io, Antonella, Mario, eccetera, tradurre nella scheda la nostra scheda candidatura nella scheda che serve al call, perché loro per ragioni istituzionali non possono modificare questa scheda. Grazie, okay? Veramente, perché mi ero preoccupato io. Credo, sì, ma già ieri l'ho detto e neanche abbiamo fatto vedere le schede questa volta, quindi pensa che paura che fate, Eugenia, pensa, me le state a terrorizzare tutti. La seconda cosa, il secondo aspetto, l'organizzazione dell'equipe di officina prevede che per ogni settore diocesano ci sia una persona referente, ok? Quindi il vostro riferimento per tutto ciò che riguarda l'interazione con officina, tu sei di ovest o di sud? Ovest, ok. Quindi per il tuo riferimento sono, non mi ricordo di quali prefetture, però sono Antonella, Marco Mascagni e Annastea, che si occupano proprio di ovest, ok? Poi, chiaramente, ripeto, tutto ciò che riguarda il lavorare insieme su una situazione, non chiamiamola presa in carico integrata perché è un termine tecnico che vuole dire una cosa specifica, però questo lavoro di inclusione socio-lavorativa si può fare solo se ognuno fa il suo pezzetto, altrimenti nessuna istituzione, nessun ente di terzo settore e nessun volontario potrà mai farlo. Quindi Officina nasce proprio
dalla trasversalità. Per tutto quello che riguarda gli aspetti tecnici, noi ci siamo come officina, ok? Quindi tu PTA avrai il riferimento di officina e poi nel momento in cui tu invierai la candidatura avrai il tuo riferimento di call territoriale, che non so quale sia, però cioè, insomma, noi faremo la ripartizione rispetto a questo, ok? Poi vi arriverà l'elenco con il match tra PTA e col territoriali. Questo ci vuole, è una cosa banale, ma ci richiede un po' di attenzione, perché noi, e parlo appunto di officina e di volontari, per riuscire a definire i PTA, insomma, lo stiamo partorendo, diciamo, questo elenco richiede ancora un po' di gestazione, ma ci siamo quasi. Scusa Riccardo, vai. Prego. No, in questo momento di transizione, perché questo è un progetto che sta andando avanti e piano piano vedrà la luce, spero chiaramente, l'invio delle persone o delle aziende all'officina lo possono fare anche i CDA della zona di competenza, cioè la parrocchia. Io sono a conoscenza che un'azienda vuole una persona, io conosco una persona che può andare a quell'azienda, io lo posso inviare direttamente, cioè lavoro io, la persona la invio io, la presento io, l'accompagno io dove si deve presentare, o no? Allora, io non la metterei così brutale, ok? È chiaro che nella libertà dei figli di Dio ognuno fa un po' quello che no, si sente di fare. Tuttavia, noi che cosa cerchiamo da fare? In questo poi inizierà anche la collaborazione con i call, ma anche a prescindere dalla collaborazione con i call. Noi mettiamo a patrimonio comune, per quello a voi arrivano le offerte e arrivano a tutta la rete, no? Noi mettiamo a patrimonio comune, io ringraziavo prima Silvana, che adesso ho visto va a fare la babysitter, perché lei ci ha fornito due contatti di due situazioni che speriamo bene ci portino dei buoni risultati, così come vedo Paolo Cinguino che ci aveva dato altri riferimenti e così via. Quindi è chiaro che tu all'interno della tua parrocchia, a parte che non puoi fare intermediazione lavorativa, perché ti arrestano. E quindi ti dovremmo poi affidare al col carceri, non so, portarti le arance, qualcosa ci dovremmo inventare. Però è chiaro che se poi è un contatto territoriale che tu gestisci nella tua libertà, tu lo puoi gestire come meglio credi. L'idea del progettuale è quella di creare una collaborazione per profili particolari e mettere in comune sia le proposte, le opportunità, sia anche le candidature, sia anche le persone. Noi abbiamo passato mesi a cercare un profilo di farmacista che non si trovava da nessuna parte per poter, cioè, è nella circolarità delle informazioni, no, che poi ci si arricchisce tutti quanti. E quindi questo, scusami Eugenio, mi sembra importante da condividere, cioè se noi siamo dentro questo progetto ci siamo per creare capitale sociale, no, per creare insieme tutto quanto movimento. L'altro aspetto è che tu intercetti l'azienda che può essere disponibile a assumere qualcuno, piuttosto, perché tendenzialmente a ospitare tirocini sono tutti disponibili, questo ce lo dobbiamo dire con grande serenità, perché tanto non cacciano una lira e quindi poi, no? Se però ci sono delle situazioni di aziende serie, di aziende che hanno una sensibilità, lì rientra l'animazione sia territoriale, tecnica dei call, sia la nostra pastorale, perché noi siamo anche Caritas, no? Quindi tutta la nostra opera di sensibilizzazione poi, no? Di queste persone che devono farsi carico di un tirocinio o di un inserimento di una persona che zoppica ancora un pochetto, no? Quindi che necessita di accompagnamento. E questo è proprio lo specifico nostro, no? Lo specifico del progetto di officina. Non so se ti ho risposto. Sì, no, ho capito. Cioè, io mi sono trovato con un'azienda che chiedeva una persona per fare il magazziniere e subito io c'avevo una persona e l'ho mandata. Bravissimo. Non è che ti devi sentire... Capito? Il libro delle cose. Voglio dirci questo era il mio pensiero. Secondo me la cosa che uno può fare anche, cioè quello che noi possiamo fare è darvi anche delle informazioni, perché per esempio se
un'azienda vuole attivare un tirocinio perché magari si vuole provare quella persona o lo vuole sperimentare, Roma Capitale è ente promotore, hai visto prima il rapporto triangolare, il tirocinio deve essere fatto per forza con un ente promotore che presenta o che fa il progetto, noi facciamo la convenzione, noi come comune paghiamo l'assicurazione della persona. Il tirocinio è legge dice che devono percepire un'indennità che se rientra nel progetto è da progetto, ma se l'azienda è disponibile a pagarsi l'indennità da solo, come spesso succede su alcune professionalità, se la paga da solo noi siamo ben contenti, noi paghiamo l'assicurazione. Quindi ci possiamo confrontare su cosa dire alle aziende, come intercettarle. Certo. È ovvio che da questo punto di vista, come anche libero cittadino, se uno sente la cosa e mette in rete e l'azienda se l'assume in autonomia, noi siamo ben contenti perché il nostro obiettivo è sostenere le persone in generale. Quindi va benissimo, insomma. Okay. Però ecco, se avete bisogno di informazioni su quali sono anche... Perché poi le aziende molto spesso vogliono, magari sono in difficoltà, quindi quali sono le misure più adatte per l'assunzione... noi su questo siamo, vi possiamo aiutare. Certo. Filippo, ti avevo risposto, giusto? Ok. Sì, certamente, grazie. Non so se ci sono altre domande. Salve a tutti. Mi sentite? Sono Roberto e lavoro presso il Colo Azzolino, zona Torrevecchia Prima Valle. Mi sono perso un'informazione forse. La durata del progetto? Un anno. Preciso. Allora, il progetto dura un anno. Scusami Monica, volevi... perché ne abbiamo parlato anche ieri. Sì, lo diamo per scontato. Allora, il progetto è a durata di un anno, però ci siamo già posti questo problema. Siccome in realtà con il tirocinio, l'eventuale tirocinio o l'eventuale inserimento in corso di formazione ancora dobbiamo partire, adesso stiamo facendo questi incontri che sono propedeutici proprio all'inizio delle attività del progetto, abbiamo concordato con Officina delle Opportunità che per quanto riguarda le due misure, i tirocini e i corsi di formazione saranno possibili entro luglio, perché noi abbiamo firmato a luglio l'accordo, alla fine di luglio credo. Quindi entro luglio 2023 si potranno attivare questi percorsi. Fermo restando che nel corso di... questi mesi, vediamo anche poi a ridosso di luglio, vedrete se vedrà l'eventuale evoluzione del progetto, dell'accordo stesso. Spero di essere stata... Okay. Quindi si attivano entro luglio, l'attivazione entro luglio, la fine ovviamente potrà essere anche successiva. Quella che è. Posso far vedere solo semplicemente, poi chiudiamo, la scheda, che cosa noi andiamo a chiedere con la scheda esito, che è la scheda di, diciamo, che l'operatore call compila a seguito del percorso di orientamento, dove così è più chiaro quello che dicevo prima, ma proprio un attimo, dove appunto... cioè noi facciamo un percorso di orientamento, quindi indicheremo la persona, il call, quello che è stato fatto con questa persona, vedete, accoglienza, lettera di CV, lettera di presentazione, ricerca, bla bla bla. La cosa importante è che noi alla fine a Officina, in base al percorso di orientamento, chiediamo o l'erogazione di fondi per un tirocinio o part-time 24 o part-time 30 ore per 3 mesi, oppure un corso di formazione, il settore viene individuato al percorso di orientamento, l'ente lo sceglie l'utente, indicando il budget previsto per il corso, la durata, o se o non è autorizzato la Regione Lazio, eventuali note. Questo per farvi capire che il progetto prevede queste due misure, tirocinio e formazione. Durata 3 mesi, quindi tendenzialmente appunto noi abbiamo un anno di tempo per individuare, fare il percorso di orientamento, individuare. Poi Officina, a differenza di prima, è un servizio, quindi non è un progetto come era quello di quello precedente, quindi noi speriamo che poi continui.
Che iniziamo certo. Così. L'idea sarebbe quella di cominciare a implementare una collaborazione strutturata. D'altronde, da sempre la rete Call collabora con i centri di ascolto della Caritas, con i centri stranieri, via dalle zoccolette. Cioè, io che ho un'età me lo ricordo da sempre. Quindi pensiamo tutti che sia molto interessante, soprattutto perché può diventare ancora più proficuo per i cittadini, soprattutto fragili, poter accedere a, come posso dire, a un progetto che comunque ha una strutturazione sua, concordata, e può riuscire a rispondere al meglio. Insomma, questo sarebbe il nostro obiettivo. Poi vediamo nel tempo che cosa succederà. Io volevo spendere due parole, che capisco che già l'hanno detto le colleghe, in particolare Caterina, ma anche io ci ho lavorato molto, perché io tra l'altro in particolare lavoro anche con i municipi, cioè Rete Call e municipi, facciamo degli incontri mensili con il servizio sociale, che anche quello è un servizio complesso, proprio per monitorare. E uno dei punti che in tutti questi anni più critici è quello delle aspettative. Cioè, noi che accogliamo, o siamo professionisti o siamo volontari, la persona e la inviamo, dobbiamo stare molto attenti a non creare nelle persone delle aspettative che poi nessuno di noi può soddisfare. Anche perché, come diceva Caterina, la persona a quel punto si predispone semplicemente su quel canale, e tutto il resto del lavoro di cui c'è bisogno di fare insieme non riesce nemmeno a vederlo. Quindi questa cosa perché io lo capisco, perché anche io sono stata tanti anni un'operatrice, questa cosa che anche per noi che accogliamo, che ci sembra di rassicurare la persona, ma soprattutto di motivarla di più, in realtà è un boomerang, non la fa motivare di più, anzi gli fa chiudere le sue prospettive. Quindi l'attenzione al lavoro sulle aspettative, non creare aspettative alle persone, anche questo non è una barriera, è un'attenzione nei suoi confronti, per dargli la possibilità di accedere a un processo di cambiamento con tutta la sua energia possibile. Pronto? Grazie, ci tengo molto a questo punto, quindi capisco che è ridondante, però volevo condividerlo con voi. Ci sono altre domande? Qualcosa che non è chiaro? Marina, tu? No. Ok, ecco. Ci sono. Allora, al di là della complessità, perché ovviamente bisogna entrare in certi meccanismi per i quali fino adesso, avendolo toccato con mano, l'unica cosa chiara che ho sono le modulistiche e le offerte che arrivano da officina lavoro. Che vi perseguitano tutti i giorni, poveracci. Sono felicissima, magari avessimo una platea di persone, vuol dire che il quartiere sarebbe un po' più giovane di quello che realmente è, e quindi va bene. Quindi capito che officina lavoro è il primo step che si occupa dell'apertura e della conoscenza dell'individuo, poi ci sono gli altri step. Mi sembravano molto chiare quelle slide che avete mandato all'inizio, quindi con PTA, CDA, officina lavoro e tutte quante le freccette. Perché? Perché ovviamente sono degli step burocratici, che è vero che non ci interessano in prima persona,
perché poi ognuno ha le proprie competenze che gira all'altro, che subentra dopo aver esaurito le sue. Però è anche vero che dall'altra parte ci sono persone con le quali si è instaurato un rapporto di conoscenza e di riconoscersi per nome, che per noi è fondamentale. Quindi anche questo riconoscerci per nome l'uno con l'altro sta a significare che una volta, qualora dovessimo trovare la persona da inviare a Officina Lavoro e via di seguito, chiaramente il riscontro arriverà anche a noi, perché qualsiasi cosa succede a questa persona, non lo chiamo utente perché è una persona, altrimenti saremmo come un ASL, no? Che ha gli utenti. Quindi sarà la persona a dire: ieri sono andato, mi hanno chiamato, ho fatto questo, mi hanno detto di fare quest'altro. E quindi il riscontro l'avremmo direttamente da chi poi è stato preso in carico nei vari step. Volevo dire, questi due slide che ci avete mandato di andata e di ritorno, li troviamo dove o ce li mandate dove? Perché quella è l'unica cosa che a me identifica visivamente quali sono i percorsi, perché per il resto credo di averli capiti, anche se mi rendo conto che è un progetto, è all'inizio. Chiaramente ci sarà una selezione, perché purtroppo, da quello che ho capito, 3 di pertinenza dei PTA, CDA, Officina Lavoro, e l'altro invece è Comune di Roma, per cui ovviamente ci sarà una discrimine importante, no? nelle persone e anche nell'attitudine che hanno queste persone a iniziare questo percorso. Slide ce li mandate? Certo che sì, naturalmente vi mandiamo le slide e cercheremo anche di fare questa famosa lista dettagliata con i riferimenti, territoriali. Grazie. Il passaggio, secondo me, è molto più complicato da raccontare che da fare, nel senso che tu devi considerare che ci sono i territori da una parte e dall'altra, quindi col territoriale da una parte e i PTA dall'altra. Certo. In mezzo ci siamo noi e inclusione, questo certo. È. Le candidature, le offerte devono passare attraverso i due coordinamenti, perché altrimenti diventiamo matti e non riusciamo a tenere il conto, banalmente, a tenere il controllo di quello che avviene e anche di farne, passatemi il termine un po' pomposo, farne letteratura. Cioè questa è la prima volta che Caritas decide di dotarsi strutturalmente di un settore del lavoro. Non era mai stato affrontato strutturalmente. Ci sono delle esperienze, ci sono state, quello che citava Maria Teresa è storico, lo sportello lavoro di Via delle Zoccolette c'era un sacco di tempo, eccetera, e poi c'è stato il grande progettone di Gesù di Villavoratore. Quindi adesso noi, il settore lavoro di Caritas lavora per progetti con partners, chiaramente facendo noi orientamento non possiamo che in primo luogo riferirci ai call, che sono poi insomma la parte istituzionale con cui collaboriamo da sempre. Io facevo un altro lavoro e loro già le conoscevo, quindi non è che ci stiamo conoscendo ora. Dobbiamo però metterlo a sistema, dobbiamo essere bravi in questo. Uno, perché ripeto, il budget è di meno e quindi adesso stiamo conteggiando, però è di meno. Due, perché secondo noi la misura del tirocinio a 6 mesi non ha portato tutti questi risultati che ci aspettavamo, e questo lo dicono anche loro che sono esperte rispetto a questo. Tre, perché noi poi possiamo fare testimonianza di questo, no? Se io ho visto 35 tirocini, che nessuno dei quali ha portato a un risultato che secondo me poteva essere efficace, questa cosa non è che ce lo dobbiamo dire solo noi, no? Di questa cosa noi dobbiamo fare advocacy, perché c'è qualcosa nel sistema che non funziona. Quando si parla di accessibilità, adesso anche per i corsi di formazione, con il GOL, con il PNR, arriveranno una barca di soldi. A noi ci stanno chiamando tutti che ci vogliono creare dei corsi di formazione ad hoc per dipingere i bottoni delle camicie verdi. Ognuno trova un esperto e ti fanno queste cose. Quindi noi dobbiamo essere bravi e quindi fare questa cosa insieme, con la loro esperienza, con la nostra esperienza, con la capillarità sul territorio, ci consente di avere un'oggettività. Per questo c'è questo doppio passaggio, capito Maria? Certo. Anche perché voglio dire, io vengo da un'esperienza sindacale e ancora continuo a essere nel sindacato, dove purtroppo di agenzie in somministrazione e di agenzie interinali, quindi procacciatrici di teste,
nell'ambito degli appalti e dei subappalti, purtroppo ne ho estrema conoscenza. Certo. Quindi so quanto di non corretto, per non usare la parola illecito, di non corretto c'è dietro queste strutture che procacciano appunto, certo, non, certo. Procacciano proprio esseri umani, cioè è un vero e proprio caporalato autorizzato, ecco, mettiamola così. Quindi immagino che da parte nostra a questo punto ci sia un'attenzione estrema rispetto alle opportunità di lavoro che si vengono a creare. E certo, anche perché lavorando con l'istituzione Colla, noi siamo sicuri del fatto che un'azienda che loro ci proponga sia stata già valutata internamente, cioè certo, anche la responsabilità certo. Di questo è condivisa. Sì, sì, certo, no? Proprio una vivisezione. Insomma, gli facciamo la radiografia. Ma anche certo. come diceva Eugenia, nella collaborazione, anche le aziende, e per azienda noi intendiamo anche il piccolo negozio, diciamo che azienda certo. Si chiama così per convenzione, che può essere, come dire, presentata da voi alla rete Call, i colleghi sì, proprio, ma anche nel progetto danno la disponibilità a mettere in campo la loro competenza. Quindi certo. Se voi individuate anche in un'azienda, ma è una situazione che non vi è, in ogni caso noi vi accompagniamo anche nel valutare l'opportunità della collaborazione con quell'azienda. Ci tengo a dire solo una cosa, visto che sono insomma un operatore di un call e mi occupo anche un po' di tirocini, diciamo così, dell'attivazione dei tirocini per l'utenza. Allora, intanto sicuramente anche noi chiamiamo le persone per nome. Cioè, ci tengo a specificare che noi siamo un servizio, uno dei primi, forse l'unico, Maria Teresa forse su questo mi aiuta, che non ha avuto gli schermi davanti, le barriere, gli accessi contati, quindi veramente... Anche quando li avrebbe dovuti avere. Anche quando li avrebbe dovuti avere, quindi su questo potete stare tranquilli che la persona verrà comunque accolta e come avevo detto all'inizio dell'intervento, una volta che appunto l'intermediazione di officina dell'equipe avrà stabilito che la persona poi può rivolgersi all'utente insieme con al call, insieme con inclusione, naturalmente ci sarà un rapporto stretto con l'operatore del PTA con cui lavoreremo. Questo per rassicurare, insomma, che non entrano in un servizio freddo, anonimo, che magari molte persone invece temono di dover incontrare. Per quanto riguarda le aziende, mi preme dire questo, insisto nuovamente sul concetto di orientamento e sull'esperienza di autonomia e di recupero delle proprie capacità personali o tecniche di esperienza di lavoro che ci sono state. Prima ragioniamo sull'obiettivo. Questo è molto importante, che la persona deve raggiungere. Dopodiché si può cercare una realtà imprenditoriale, chiamiamola così, che può soddisfare questo obiettivo. Se ci fosse la possibilità di procedere e ottenere delle assunzioni, saremmo tutti quanti, insomma, insigniti di tanti premi. Però alle volte noi, per esempio, abbiamo delle realtà aziendali a cui chiediamo di insegnare, di far fare esperienza alle persone su certe cose, sapendo chiaramente che non c'è nessuna assunzione in seguito. Quindi noi partiamo sempre, ripeto ancora una volta, dal reale bisogno della persona, non da quello che noi pensiamo possa essere la sua necessità o quella che la persona ti presenta direttamente. Dopodiché è chiaro come, insomma, grazie, ci riconosce Monica, insomma cercheremo tutti noi, ma insomma anche voi con il vostro patrimonio di aziende, a verificare che nessuno giochi o ci giobbi su questa cosa. Però è chiaro che vi ricordo sempre questo, cioè partiamo dal reale bisogno della persona, anche in termini di acquisizione di competenze varie e di esperienze. Ecco, mi taccio. E bisogni e capacità, scusami Luigi, anche rispetto alle aziende, noi per esempio quando facciamo una convenzione, come quando adesso noi abbiamo attiva una manifestazione,
dichiarazione di interesse rivolta alle aziende che vogliono ospitare tirocini finanziati da progetti PONO. Noi gestiamo progetti di tirocini per ex RDC o persone in indigenza economica con i municipi. Noi chiediamo una serie di cose, tra cui il DURC deve fare una convenzione, l'anticorruzione, quindi comunque noi siamo un ente pubblico e come ente pubblico quando attiviamo dei percorsi di tirocini ci dobbiamo garantire, dobbiamo avere la garanzia che l'azienda, la struttura cooperativa sia una cooperativa tra virgolette sana, e quindi chiediamo una serie di documenti alle aziende perché in quanto ente pubblico fanno con noi una convenzione e accolgono dei tirocini che sono inviati da noi. Quindi io volevo aggiungere solo un aspetto che è risultato in precedenza, alcuni mi sono sembrati degli interrogativi. Sarà perché abbiamo avuto noi come PTA 35 un'ottima insegnante da questo punto di vista, Antonella, giochiamo in casa, Antonella ci ha spiegato in maniera estremamente dettagliata l'iter, è ovvio adesso dovremo assimilarlo e poi metterlo in pratica. C'è un aspetto che forse a non tutte le persone è chiaro, il PTA Caritas dialoga costantemente con i CDA, sono i CDA, i centri di ascolto, che dialogheranno, reperiranno ovviamente le persone perché sono costantemente in contatto. Questo è il succo di quello che è stato detto poc'anzi. Ovviamente sarà cura del PTA, correggetemi se sbaglio, ad interloquire con l'equipe di progetto che ovviamente a sua volta con il servizio inclusione e ovviamente col poi instraderà, accompagnerà e dunque credo che più persone accompagneranno le singole persone ad un progetto, ad un dialogo, ad un tirocinio, ad un corso, eccetera, eccetera. Mi pare di capire che gli interlocutori siano veramente tanti, variegati ed eterogenei e questo credo che si riallacci un pochino al discorso che faceva Maria Teresa. Ma rimane il punto fermo che secondo me è il CDA, cioè il CDA è quella che è. Dialoga, conosce il fabbisogno delle persone, perché è questa la sua missione. Guarda, assolutamente. Scusa, siamo sulla stessa linea d'onda. No, è che sì, sono d'accordissimo e noi ci teniamo affinché poi in realtà si crei anche questo rapporto con i call, perché lui, io do del tuo a tutti, appunto, come con i miei utenti, come diciamo prima. Molto spesso noi vediamo cose che magari voi non vedete e viceversa, voi sapete cose che noi non sappiamo. Quindi quando diceva prima Caterina, è bene che ci sia, perché noi chiediamo le schede con una serie di informazioni, perché noi abbiamo bisogno di capire la persona che viene da noi, perché è stata inviata da noi. Poi in realtà noi mettiamo da parte pregiudizi, ma conosciamo la persona, cerchiamo di farci un'idea rispetto alla occupabilità, cioè noi non andiamo a guardare nient'altro se non questa persona che mi dice che vuole fare il cameriere, ha le competenze, le capacità, le caratteristiche utili affinché questo percorso possa essere fattibile, e da lì capiamo, perché paradossalmente può venire qualcuno che voi ci inviate che non ha bisogno del tirocinio formazione, ma gli dai due indicazioni e va da solo, no? Poi io mi metto d'accordo, non mi chiamo Riccardo, abbiamo trovato il magazzino che ce lo prende. Oppure invece voi avete un'idea perché da voi si presenta in un certo modo e da noi in un altro, e quindi ci confrontiamo. Quindi un po' noi, come è stato in passato, insomma, il confronto con voi anche rispetto al caso, noi per esempio con Monica abbiamo fatto tantissime riunioni proprio sui casi, ci aiuta a tarare bene gli interventi nostri e vostri, perché le persone, come sappiamo, a volte tirano fuori risorse diverse a seconda di dove stanno. Quindi ma perché, come diceva Monica, sarà molto più semplice, una volta un po' rodati all'inizio, farlo piuttosto che adesso parlarne, perché tutte quelle freccette uno non capisce. In realtà, una volta che arriva
diciamo, la scheda al call, l'operatore del call che seguirà nel percorso è la persona e il referente del PTA si sentiranno, cioè si sentiranno a seconda di quanto ne hanno bisogno, chiaramente. Non è una cosa calata dall'alto che passano queste schede da un punto all'altro, poi arriva questa persona. Poi tutti con la, cioè in particolare chi sta con la persona o perché l'ha accolta come centro di ascolto PTA e o l'operatore del call hanno necessità di confrontarsi. In qualche modo sarà necessario uno scambio anche nel tempo, oltre la scheda di esito, dico, ma anche quando arriverà si comincerà il percorso o anche prima di iniziare il percorso. Io l'ho visto ed è una pratica veramente efficace per la persona, e spesso i due operatori, lasciatemi passare, si sentono prima di cominciare a vederlo in orientamento. Perché? Per poter capire meglio degli elementi che poi ti permettono di accompagnare al meglio questa persona. Grazie. Ma poi Luigi, mi permetto di aggiungere, è chiaro che per noi il livello dei CDA è quello fondamentale, è un aspetto, come dire, di processo di lavoro pragmatico. Noi gioco forza dobbiamo riferirci come officina, intendo a un livello intermedio, perché sono 336 parrocchie su Roma, noi siamo in 8, cioè non ce la possiamo proprio fare. Già sia io che Sonia che lavora con me, sia Antonella e company che fanno parte dell'equipe, non facciamo che trottare da una parte all'altra in continuazione. Figurati se ci dovessimo interfacciare con tutte quante le parrocchie. Noi stiamo lavorando all'interno di questo che è questo progetto diocesano, no? Di riorganizzazione territoriale, per cui si creano dei piccoli coordinamenti all'interno di ogni zona e noi per forza a loro ci riferiamo. Per questo siamo stati così fiscali anche nel fare la formazione ai PTA e non ai centri di ascolto, perché noi, come dire, il nostro sogno, il nostro desiderio è che poi a cascata i PTA siano in grado a loro volta di fornire gli strumenti ai centri d'ascolto. Per poter garantire una tempistica accettabile e degli interventi pensati, noi non possiamo che riferirci a un livello intermedio, se no non potremmo mai, se no dovremmo fare una lista d'attesa, cioè già così sulla tempistica noi stiamo un pochino in affanno, perché poi facciamo le cose fatte bene in maniera approfondita e quindi siamo un po' in affanno. Figurati se avessimo, no, tutte quante le parrocchie di Roma che si riferiscono a noi, sarebbe impossibile per noi dare un risultato o anche banalmente una risposta. Scusa, una domanda tecnica, cioè una pratica, terra terra, ma però a noi serve per capire come fare. Ma voi, siccome l'Alleanza per Roma e quindi le Gesù Divin Lavoratore chiede valise alle persone, Officina delle Opportunità lo chiede? Alleanza per Roma chiede valise alle persone perché nella metodologia del centro d'ascolto è previsto che per avere determinati aiuti da parte di Caritas sia prodotto l'ISE, specialmente per tutta una serie di aiuti che attengono i beni alimentari, l'emporio, queste cose qui. E poi considera che Alleanza per Roma aveva una misura che era mero sostegno economico. Sì. No? Sì. E quindi chiaramente occorreva fare delle verifiche. Poi era in partnership, per cui il fondo era costituito da risorse che venivano da Santa Madre Chiesa, ma che venivano anche da Regione Comune. Adesso io non so bene l'evoluzione di Officina quale sarà, però insomma allo stato attuale l'ISE non è richiesto per quanto riguarda la nostra collaborazione. No, non è richiesto l'ISE, dovremmo però ragionare, pensavo, su in termini di una modulistica di privacy, perché per questo mi stavano sollecitando. E so che a livello parrocchiale, infatti, noi ce l'abbiamo,
Non so, gliela possiamo inviare la nostra? Guarda, si trova anche sul nostro sito del Comune di Roma, nel senso nella pagina dei call, le persone si possono anche prendere un appuntamento online. Cioè, sì, come prendono l'appuntamento. E a quel punto là c'è anche la privacy, ma te la possiamo inviare. Ma come modulo di privacy, i PTN noi li abbiamo tutti, li facciamo infatti firmare a tutti quanti normalmente. Lo so, però non tutti, insomma, questa era un'altra cosa. Personali, è corretto che le persone sappiano che stanno in banca. Come? Forse Monica dicevi rispetto al passaggio delle informazioni tra voi e noi. Esatto, perché noi in qualche modo abbiamo, anche se adesso hanno rifatto la modulistica con l'ufficio legale, noi prima avevamo una tutela che afferiva al mondo ecclesiale. Ok, era una legislazione leggermente diversa. Da poco poi i due legali, diciamo, di vicariato e di Caritas. Aspetta, No, ho fatto. Si sono interfacciati per trovare poi arrivare a una modulistica congiunta. Quindi stavo riflettendo sul fatto che, certo che voi come istituzione la fate firmare, questo è chiaro, adesso devo capire se arriva. Ma poi c'è il TTPR, siamo obbligati. No, però infatti... Io direi di mandarla a officina, così la confrontate con la vostra e vedete se manca qualcosa. Noi siamo tartassatissime sulla privacy. Quindi vi può essere utile se vi è sfuggito qualcosa. Le parrocchie ce l'hanno, perché so che è arrivata da poco, quindi sarà interessante vedere la vostra, che specifiche ha, non so come dire, rispetto all'inclusione lavorativa, solo per quello. Bene, signori, ci sono altre domande? Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Grazie. Ecco. Allora, io direi che allora possiamo andare alla conclusione. Vi arriverà tutto quanto il materiale di oggi. Eugenia, le slide, quelle che mi hai mandato, le ultime sono quelle che hai proiettato. Non mi ricordo se ti ho mandato le ultime, ti mando queste per tanto di domande la privacy, ti mando tutte e due, okay. Così siamo sicure che è la nuova versione. Perfetto, quindi avrete tutto il materiale dei call e cercheremo di allegare anche i riferimenti dei call territoriali, in modo che piano piano ognuno cominci a interagire. In realtà sui call territoriali, forse io non siamo stati chiari, scusa a chi ho tolto la parola, però noi siamo suddivisi in quattro quadranti, quindi la persona, e anche per bilanciare gli invii, sarà inviata al call più vicino possibile a seconda del quadrante. Anche perché noi non siamo su tutto il territorio, come avremmo voluto, non siamo su tutto il territorio della città. Sì. Un'informazione, scusa Monica, di servizio per i call, vi invierò il link OneDrive dove troverete tutta la modulistica, tutte le slide, tutte le informazioni che ci siamo detti oggi. Ok? Grazie. Niente, insomma, più o meno ci siamo, ci resta da definire un paio di cose, appunto la questione dei requisiti in entrata, queste cosettine qua, però insomma noi ne abbiamo già parlato in equip, quindi su questo cercheremo di mettere tutto in un elenco, no? Molto facile, sì. Una scheda, sì, che così, sì, possa essere... Ma proprio un file, basta, sì, proprio, sì, con giusto per avere chiarezza, è solo per quello. Sì. E quindi adesso poi lavoreremo... Siamo per partire. Dai, ci siamo, speriamo bene. Allora ragazzi, io vi ringrazio a tutti quanti, adesso lascio i saluti finali alle colleghe del call. Vi volevo solo dire che ci vediamo, noi il prossimo appuntamento è il, non me lo ricordo, ma ve lo dico, il 19 ottobre, parleremo di lavoro domestico. Ok, so che è un tema molto sentito, vedo tutte le capocce che annuiscono, quindi parleremo di questo e cerchiamo di far intervenire anche lì un esperto tecnico che ci spiega alcune cose. Lascio la parola a Eugenia e compagni per i saluti, io vi saluto e ci vediamo settimana prossima. Bene, io a nome delle colleghe, perché Eugenia doveva... correre, andare di corsa già dalle 5, quindi si è proprio dovuta scapicollare, come si dice a Roma.
Sara ci vede, ma non può, ci sente, ma non può parlare. Vi ringrazio per la partecipazione. Credo che questo incontro e questi incontri siano molto positivi di tutti, perché, per tutti, perché abbiamo la possibilità di scambiarci, visto che occupiamo, come dire, situazioni diverse, abbiamo professioni diverse, approcci diversi, ma insieme perseguiamo gli stessi obiettivi. Quindi io vi ringrazio, per me è stata molto utile e preziosa. Ringrazio Antonella per tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme. Sono molto lo faremo ancora. Mi ha interrotta, stavo dicendo, sono contenta che possiamo continuare. Ringrazio i colleghi della Rete Call disponibili come sempre. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A presto. Arrivederci.